grazie per la madre che ha dato loro la vita. Quando affermano la loro superiorità, nello stesso tempo la disminuiscono. È stato detto che l'uomo non può degradare la donna senza degradare se stesso, e non può innalzarla senza allo stesso tempo innalzare se stesso. È proprio vero. Vediamo tutt'attorno a noi il frutto amaro di tale degradazione. Il divorzio è uno dei risultati. Questo male sta crescendo nella nostra società. È il risultato della mancanza di rispetto tra coniugi. Si manifesta con la trascuratezza, con le critiche, i maltrattamenti e l'abbandono. Noi nella Chiesa non ne siamo immuni. Gesù dichiarò: quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non separi. La parola uomo è usata in senso generico, ma di fatto sono principalmente gli uomini che provocano le condizioni che portano al divorzio. Dopo aver avuto a che fare con centinaia di situazioni di divorzio nel corso degli anni, sono convinto che l'applicazione di una singola pratica farebbe più di tutto il resto per risolvere questo gravoso problema. Se ogni marito e ogni moglie facesse continuamente tutto il possibile per assicurare il conforto e la felicità del coniuge, ci sarebbero pochi o nessun divorzio. Non ci sarebbero mai discussioni, non sarebbero sollevate accuse, le esplosioni di ira non si verificherebbero. Piuttosto l'amore e la preoccupazione prenderebbero il posto di maltrattamenti e meschinità. C'era una canzone famosa molti anni fa che diceva: voglio essere felice, ma non posso essere felice finché non rendo felice anche te. È proprio così. Ogni donna è una figlia di Dio. Non potete offendere lei senza offendere lui. Supplico gli uomini di questa Chiesa di ricercare e nutrire la divinità insita nella loro compagna. In proporzione a questo vi sarà armonia, pace, ricchezza nella vita familiare e amore. Fece bene il presidente McKay a ricordarci: nessun successo nella vita può compensare il fallimento nella casa. Simile è il principio, ricordateci, dal presidente Lee: il lavoro più importante che saremo mai chiamati a fare sarà svolto entro le pareti della nostra casa. Il rimedio per la maggior parte dei problemi coniugali non si trova nel divorzio, sta nel pentimento e nel perdono, nell'espressione di gentilezza e interesse. Si trova nell'applicazione della regola d'oro. È una scena molto bella, quando un giovane e una giovane si prendono per mano all'altare e fanno alleanza dinanzi a Dio di onorarsi e amarsi. Quanto è triste il quadro quando alcuni mesi o anni dopo ci sono commenti offensivi, parole cattive e pungenti, dette ad alta voce e accuse amare. Non deve essere così, miei cari fratelli e sorelle. Possiamo elevarci al di sopra di questi deboli e poveri elementi. Possiamo ricercare e riconoscere la natura divina l'uno dell'altra che abbiamo quali figli del nostro Padre Celeste. Possiamo vivere insieme nel vincolo divino del matrimonio per compiere ciò di cui siamo capaci, se eserciteremo l'autodisciplina e ci asterremo dal mortificare il nostro coniuge. Le donne della nostra vita sono creature dotate di qualità particolari, caratteristiche divine che permettono loro di provare gentilezza e amore per chi li circonda. Possiamo incoraggiarle in questo se daremo loro la possibilità di esprimere i loro talenti e impulsi racchiusi dentro di loro. Nella nostra età avanzata
La mia amata compagna una sera mi disse: mi hai dato le ali per volare e io ti ho amato per questo. Una volta conobbi un uomo, ora deceduto, che insisteva nel voler prendere tutte le decisioni per sua moglie e i suoi figli. Loro non potevano comprare un paio di scarpe senza lui, non potevano prendere lezioni di pianoforte, non potevano servire nella chiesa senza il suo consenso. Poi fui testimone del risultato di quell'atteggiamento e vi posso dire che non fu buono. Mio padre non esitò mai a fare dei complimenti a mia madre. Noi figli sapevamo che la amava per il modo in cui la trattava. Lui era condiscendente nei suoi confronti e io gli sarò sempre grato per il suo esempio. Molti di voi hanno avuto la stessa benedizione. Potrei andare avanti, ma non credo che sia necessario. Desidero solo sottolineare la grande importanza della verità che siamo tutti figli di Dio, figli e figlie, fratelli e sorelle. Come padre, amo forse le mie figlie meno dei miei figli? No. Anzi, se sono colpevole di qualsiasi favoritismo, è in favore delle mie care ragazze. Ho detto che quando un uomo invecchia, è meglio per lui se ha delle figlie attorno a sé. Sono gentili, buone, premurose. Penso di poter dire che i miei figli sono bravi e saggi. Le mie figlie sono bravi e gentili. La mia coppa trabocca per questo. Le donne sono una parte necessaria del piano di felicità che il nostro Padre Celeste ha preparato per noi. Il piano non può funzionare senza di loro. Fratelli, c'è troppa infelicità nel mondo. C'è troppa miseria, dolore e sofferenza. Troppe lacrime vengono sparse da mogli e figli afflitte. C'è troppa negligenza, troppi maltrattamenti e cattiveria. Dio ci ha dato il sacerdozio e tale sacerdozio non può essere esercitato se non per persuasione, per longanimità, per gentilezza e mitezza e con amore non finto, con benevolenza e conoscenza pura, che allargheranno grandemente l'anima senza ipocrisia e senza frode. Quanto sono grato, quanto dovremmo essere tutti grati per le donne della nostra vita. Dio le benedica. Possa il suo grande amore spandersi su di loro e coronarle di lustro e bellezza, grazia e fede. Possa il suo spirito infondersi in noi e portarci come uomini ad avere sempre rispetto e gratitudine nei loro confronti, dar loro incoraggiamento, forza, nutrimento e amore, che è l'essenza stessa del Vangelo del nostro Redentore e Signore. Per questo prego umilmente, nel sacro nome di Gesù.